with it. Ha portato una protezione con sé. And when she met me as a young man, e quando ha incontrato me, che ero un giovane, we were married, e ci siamo sposati, she married someone who didn't have the same background as she had. Ha sposato qualcuno che non aveva la stessa storia dietro di sé che aveva lei. I had years of living in rebellion. Io ho avuto anni di vita nella ribellione. I used to curse the name of Jesus. Usavo maledire il nome di Gesù. I lived in such a lot of spiritual darkness. E vivevo, ho vissuto in una tale tenebra spirituale. And I had opened myself to many bondages. E avevo permesso di essere sotto diverse catene. And she couldn't understand the struggles I had in my life. E lei non riusciva a capire le lotte che io avevo nella mia vita. From the late teens I struggled with depression. Dai primi anni della mia adolescenza ho lottato contro la depressione. And as a Christian man, e come un uomo cristiano, as an evangelist, come evangelista, I battled with depression. Ho lottato contro la depressione. And I would withdraw in myself. E quindi mi ritiravo in me stesso. And sometimes I would hardly talk to my wife for days. A volte non parlavo neanche a mia moglie per dei giorni interi. So big were the battles on the inside. Da tanto era grande la lotta che io avevo dentro. But she couldn't understand me. Ma lei non riusciva a comprendermi. Depression? Depressione? What's depression? Ma che cos'è la depressione? She knew nothing about it. Lei non conosceva niente sulla depressione. Because she had been protected by God. Perché lei era stata protetta da Dio. I struggled daily with fears that gripped me on the inside. Lottavo ogni giorno con questo e mi afferrava dentro. That took so much of my energy to fight. E mi ci voleva così tanta energia per lottare. She couldn't understand these kind of battles. E lei non riusciva a comprendere questi tipi di lotte. Because there was such a freedom in her life. Perché c'era una tale libertà nella sua vita. If only I had given my life to Jesus earlier. Se io avessi dato la mia vita a Gesù prima, if only I had not lived in the world for so long, e non avessi vissuto nel mondo per così tanto tempo, but we'll talk more about these things this weekend. Ma parleremo di più di queste cose durante il weekend. The kingdom of God and the kingdom of Satan. Quindi il regno di Dio e il regno di Satana. And by the way, Satan is not just an impersonal force. E a proposito, Satana non è semplicemente una forza impersonale. He's a living being. È un essere vivente who has a mind, emotions and will, che ha un mente, emozioni e volontà, but he does not have a physical body as we have. Ma non ha un corpo fisico come noi. And he's head of a kingdom. E lui è al capo di un regno that is opposed to God. Che è in opposizione a Dio. I actually have an article here. In effetti ho qui un articolo that this pastor I've told you about is going to be publishing soon. Che è stato scritto da questo pastore di cui vi ho parlato. It's called The Serpent and the Savior. E si intitola Il serpente e il salvatore. Maybe I'll tell you more about it this week. Magari ve ne parlerò di più durante questo weekend. But into his church one day came a woman, middle-aged woman. Ma in questa chiesa un giorno venne una donna di mezza età. Whose father was Anton LaVey. Anton LaVey. Il cui padre era Anton LaVey. Has anyone heard of Anton LaVey? Qualcuno ha udito parlare di quest'uomo, Anton LaVey? Anton LaVey wrote the Satanic Bible. Anton LaVey ha scritto la Bibbia satanica. Anton LaVey started the Church of Satan in San Francisco. E ha iniziato la Chiesa di Satana a San Francisco. He was probably the top warlock or witch in all of America. Lui era probabilmente al top del movimento di magia, di stregoneria in America. And one of his daughters came to the church. One of his daughters. E una delle sue figlie è venuta a questa chiesa. Came to the church. È venuta in chiesa. Over a period of time she had gone through 6 rituals. Durante un tempo della sua vita lei ha passato 6 rituali. I'm talking about high level witchcraft. E sto parlando di stregoneria ad alto livello, eh. And the next Halloween night there was to be another ritual. E
durante la seguente notte di Halloween avrebbe dovuto esserci un altro rituale. She was afraid of being offered as a human sacrifice to Satan. E lei aveva paura che sarebbe stata offerta come un sacrificio umano a Satana. These kind of things happen today. Sapete, oggi, anche oggi succedono queste cose. Because Satan is real. Perché Satana è reale. And there are people who worship him. E ci sono persone che lo adorano. There are people who go to churches of Satan. E ci sono persone che vanno nelle chiese di Satana. As Christians, we go to Christian churches to worship God. Come noi cristiani andiamo nelle chiese cristiane per adorare Dio. Well, they led this woman to Jesus. Beh, hanno guidato questa donna a Gesù. And it did not make her father happy. E la cosa non ha reso felice suo padre. And witches were sent to their church to try and break the church down. E sono state mandate delle streghe per cercare di distruggere la chiesa. All sorts of unusual things were happening. E hanno cominciato a succedere un sacco di cose strane. That I won't take time to mention now. Non ne parlerò ora. But I've heard his story many, many times. Ma ho sentito molte volte la storia. And it's going to be published in the coming months. E verrà pubblicata nei prossimi mesi. By the way, his daughter, she's a wonderful Christian woman. Ora, questa figlia è una stupenda donna cristiana. Just loves Jesus with all of her heart. Che ama Gesù con tutto il suo cuore. She married not so long ago. Si è sposata non molto tempo fa. And last year I had a meal with she and her husband. E l'anno scorso ho avuto, sono andata a pranzo con lei e suo marito. Jesus has rescued her from so much bondage. E lei è stata liberata da una tale schiavitù. Talk about someone being bound. Parlare di qualcuno che è legato. By evil spirits. Da spiriti maligni. She was very, very, very bound. Era veramente molto, molto legata. But Jesus has done amazing things in her life. Ma Gesù ha fatto delle cose incredibili nella sua and she vita. Just so loves Jesus. She so loves Jesus. E lei ama Gesù così tanto. For all that he has done for her. Per tutto quello che lui ha fatto per lei. But that's another story. Ma questa è un'altra storia. But I'm just saying, Satan is real. Ma volevo dirvi che Satana è reale. God is real too. Ma anche Dio è reale. And who is the greatest? God or the creator or the creature? E chi è più grande, il creatore o la creatura? The creator, of course. Ovviamente il creatore. Let's consider the differences or some of the differences of these two kingdoms. Quindi consideriamo alcune delle differenze fra questi due regni. God's kingdom is the kingdom of light. Il regno di Dio è il regno di luce. Jesus said, I am the light of the world. Gesù ha detto, io sono la luce del mondo. He who follows me. Colui che mi segue will not walk in darkness, non camminerà nelle tenebre, but will have the light of life. Ma avrà la luce della vita. The Bible says that Jesus rescued us from the domain of darkness. La Bibbia dice che Gesù ci ha liberati dal regno delle tenebre. God's kingdom is the kingdom of light. Il regno di Dio è un regno di luce. But Satan's kingdom is just the opposite. Ma il regno di Satana è esattamente l'opposto. It's the kingdom of darkness. È il regno delle tenebre. And of course, I'm not talking about natural darkness, but spiritual darkness. Ora non parlo di tenebre naturali, ma di tenebre spirituali. Some years ago, I had to take a funeral in the church I was pastoring. Alcuni anni fa ho dovuto fare un funerale nella chiesa di cui ero pastore. The church building could take 1,000 people or more. E in questa chiesa potevano starci 1,000 persone e più. And the building was full. E l'edificio era pieno. The reason it was held in our church. Il motivo per cui questo funerale è stato fatto nella nostra chiesa. The funeral was of an 18-year-old boy who'd burnt to death. An 18-year-old boy. He had died. He burnt to death. E questo funerale era di un ragazzo di 18 anni che era morto bruciato. And our church building was just down the road from the high school. E la nostra chiesa era semplicemente nella stessa strada della scuola che lui aveva frequentato. And this young man's mother was a member of our church. E la madre di questo ragazzo era un membro della nostra chiesa. So the church was filled with teenagers. Per cui la chiesa era piena di adolescenti. But before the service started, ma prima che iniziasse la messa funebre, the principal of the il high culto school funebre, spoke to me.
il preside della scuola superiore è venuto a parlarmi. He said something that disappointed me. E mi ha detto qualcosa che mi ha deluso. He said most of these students have never been in a church building before. Mi hanno detto tanti di questi studenti non sono mai stati in una chiesa prima. He just encouraged me to be sensitive to them. E mi ha incoraggiato ad essere sensibile con loro. Most of the teenagers had never been in a church building before. Gran parte di quegli studenti non erano mai stati in una chiesa prima. You see, if I was to go up to teenagers on the streets where I live. Ora, se io dovessi andare agli adolescenti che sono nella strada dove io vivo. And say Matthew, Mark, Luke and John. E dico Matteo, Luca, Giovanni e Marco. They probably wouldn't know what I'm talking about. Probabilmente non sanno di che cosa sto parlando. We all know we're talking about the first four books of the New Testament. Tutti noi sappiamo che stiamo parlando dei primi quattro libri del Nuovo Testamento. People living in a so-called Christian country. Persone che vivono in paesi cosiddetti cristiani. But so spiritually blind. Sono anche così ciechi spiritualmente. And isn't it the same in Italy? Non è la stessa cosa qui in Italia? This is a so-called Christian country, right? È un paese considerato cristiano, giusto? But how many people really know God in a personal way? Ma quante persone conoscono veramente Dio in questa nazione? You can answer that question. Voi potete rispondere a questa domanda. The kingdom of darkness. Il regno delle tenebre. And the Bible talks about the works or the deeds of darkness. Works, the way that people live. E la Bibbia parla del modo in cui le persone vivono nelle tenebre. Galatians chapter 5. Sì, delle opere delle tenebre. Matteo capitolo 5. It lists some of the works of the flesh or the works of darkness. Ci sono alcune delle opere delle tenebre e delle opere della carne. Heading the list is immorality. Nella lista c'è immoralità. Impurity. Impurezza, impurità. Sensuality. Sessualità. Worshipping idols. L'adorazione degli dèi. Sorcery. Stregoneria. Enmities. Inimicizia. Strife. Lotte. Jealousy. Gelosia. Outbursts of anger. Scoppi d'ira. It goes on to talk about envying and drunkenness. E poi continua a parlare dell'invidia, dell'ubriachezza. And things like these, Paul says. E cose come queste, dice Paolo. This is just a little list of things. It's just a small list. E questa è una piccola lista. Of some of the works of the flesh. Di quelle che sono alcune delle opere della carne. And he said, I'm warning you. E Paolo dice, io vi avviso. Like I have warned you before. Come vi ho avvisato già prima. That those who practice these things. Che quelli che praticano queste cose. Will not inherit the kingdom of God. Non erediteranno il regno di Dio. A proposito, è in Seconda Tessalonicesi 3. Yeah. Galati 5. Ah, Galati 5, sì, è vero. Think about that. Pensateci. You see, many of these things are taking place in the life of people who call themselves Christians. Pensateci, perché molte di queste cose succedono nelle vite di persone che chiamano se stessi cristiani. Now, any one of us can fall into any kind of sin. Ora, chiunque può cadere in qualsiasi tipo di peccato. Thank God as we repent, confess. Grazie a Dio noi possiamo pentirci, confessare. The blood of Jesus cleanses us. E il sangue di Gesù ci lava. But it's another thing to practice sin. Ma un'altra cosa è praticare il peccato. Paul says, for those who practice such things they will not inherit the kingdom of God. E Paolo dice che coloro che fanno queste cose non erediteranno il regno di Dio. I was praying for people in a meeting in Switzerland just a few months ago. Alcuni mesi fa stavo pregando per le persone in un incontro in Svizzera. And a woman who would have been in her 30s came forward for prayer. E una donna che era probabilmente nei suoi 30 anni è venuta avanti per ricevere preghiera. I felt to ask her a question. E ho sentito di farle una domanda. She wanted deliverance from evil spirits. Lei voleva ricevere liberazione dagli spiriti malvagi. This man that you are with, is he your boyfriend? E gli ho chiesto, ma questo ragazzo con cui tu sei è il tuo fidanzato? Yes, she said. E lei ha detto sì.
I said, "Are you having sex together?" E gli ho detto, "Ma fate sesso insieme?" She said, "Yes." E ha detto sì. I said, "You need to make a decision." E gli ho detto, "Tu devi fare una decisione." To stop doing that. Devi smettere di farlo. To confess and turn from that sin. Confessarlo e allontanarti da questo peccato. You need to talk to your boyfriend who was a Christian. Devi parlare al tuo fidanzato che non era cristiano. And agree together. E mettersi e mettervi d'accordo. That you're not going to do those things until you're married. Che tu, voi non farete queste cose fino a quando non siete sposati. And then I spoke about Galatians 5. Then I spoke about Galatians chapter 5. E poi gli ho parlato di Galati 5. Some of the works of the flesh. Alcune di quelli che sono le opere della carne. Which are works of darkness. Che sono le opere delle tenebre. If we're going to practice these things. Se noi facciamo queste cose. Deliberately keep on doing them again and again and again. E deliberatamente continuiamo a farle. We will not inherit the kingdom of God. Non erediteremo il regno di Dio. And I often ask this question when people come for prayer. Spesso faccio questa domanda quando le persone vengono per ricevere preghiera. And to me it's very sad. E per me è veramente triste. That people who say they are Christians. Che persone che dicono di essere cristiane. Are living like people who are in the world. Vivono come le persone che sono nel mondo. Now I realize that some people are in bondages and need to be set free. Ora mi rendo conto che ci sono delle persone che sono legate, che hanno bisogno di essere liberate. Ma altre persone hanno la possibilità, l'abilità di dire sì e non lo fanno. Now, scusate, di dire no e non lo fanno. Why am I talking about these two different kingdoms? Ora, perché sto parlando di questi due regni diversi? Because I'm wanting our hearts to be prepared for the teaching that will follow. Perché voglio che siamo pronti, preparati per l'insegnamento che seguirà. If we really want Jesus to set us free, se veramente vogliamo che Gesù ci liberi, we must be choosing to follow him with all of our hearts. Dobbiamo scegliere di seguirlo con tutto il nostro cuore. We must be desiring to walk in the light. Dobbiamo desiderare di vivere nella luce. We must be desiring to turn from the things of darkness. Dobbiamo desiderare di allontanarci dalle cose delle tenebre. If we're going to get free and stay free. Se vogliamo essere liberati e restare liberi. And if there are things that we are doing that we know we should not be doing. E se ci sono cose che noi facciamo che sappiamo non dovremmo fare. Then let's say, Lord, I'm really sorry for my sin. Allora diciamo, Signore, mi dispiace veramente per il mio peccato. I choose to turn from my sin. E scelgo di allontanarmi da questo peccato. Please forgive me, Lord. Perdonami, Signore. Please cleanse me. E per favore lavami. God's kingdom is the kingdom of obedience. Il regno di Dio è un regno di obbedienza. Jesus said, "Behold, I have come to do your will, O God." Gesù ha detto, "Ecco, io sono venuto per fare la tua volontà, O Dio." When we pray the Lord's Prayer. Quando noi diciamo il Padre nostro. Your kingdom come. Il tuo regno venga. Your will be done on earth. La tua volontà sia fatta sulla terra as it is in heaven. Così come è fatta nei cieli. God wants us to be walking in obedience. Dio vuole che noi camminiamo nell'ubbidienza. I was in a house church conference once. House church conference. Ero ad una conferenza sulle chiese in casa una and volta. One of the main speakers lives in Asia. E uno degli oratori principali vive in Asia. He's a missionary. È un missionario. His parents were missionaries in Asia. I suoi genitori erano missionari in Asia. And he's regularly ministering to leaders in the house churches in China. E ministrava regolarmente ai leader delle chiese in casa in Cina. He said in this particular conference. E in questa particolare conferenza. During a night meeting. Durante un incontro alla sera. God put on his heart. Dio ha messo nel suo cuore. That he was calling one of these leaders to go to Myanmar to start a church. Burma, Myanmar. Chiamare uno di questi leader e dirgli di uscire dalla chiesa. He said, "Who is that person?" E ha detto, "Ma chi è questa persona?" No one responded. Nessuno ha risposto. Little while later, he said, "I just feel that there's one of you God is calling to go to Myanmar to start a church."
Ah, scusate, penso di aver capito sbagliato. Poco dopo ho sentito ancora la stessa cosa e ho detto, scusatemi, ma io sento che c'è qualcuno di voi che è chiamato ad andare in Myanmar, in Burma, e iniziare una chiesa. No one responded. Nessuno ha risposto. And again, before he finished teaching, e ancora prima di aver finito il suo insegnamento, he said, "Who is that person that God is calling?" Ha detto, chi è quella persona che Dio sta chiamando? And a lady raised her hand. E una donna ha alzato la sua mano. She was a medical doctor. Era un medico. God is calling me. E ha detto, Dio sta chiamando me. To go to Myanmar. Ad andare in Myanmar. Now it was midnight. Ora era mezzanotte. The day started every morning at 5 o'clock. E la giornata iniziava tutti i giorni alle 5. And finished at midnight. E finiva a mezzanotte. This missionary was so tired. E questo missionario era così stanco. He just went to the corner of the room and just went to sleep. He just went into the corner and just went to sleep. Per cui è andato in un angolo della stanza e si è messo a dormire. When he woke up at 5 o'clock, quando si è svegliato alle 5, as people were coming in to pray, mentre le persone venivano, entravano per pregare, he noticed that that lady was not there. Si è accorto che quella signora non era là. Where is she? E ha detto, ma dov'è? Oh, after you went to sleep, e gli hanno detto, ma guarda, dopo che tu ti sei addormentato, she chose another worker to go with her, another lady. Ha scelto un'altra signora. We took up an offering. Per andare, noi abbiamo raccolto un'offerta. And we had enough money for them to buy bus tickets to the Myanmar border. E abbiamo raccolto abbastanza soldi per comprare un biglietto dell'autobus per tutte e due per arrivare fino ai confini di Myanmar. And we have taken them down to the bus stop. E le abbiamo portate alla fermata dell'autobus. They are already on their way to Myanmar. E sono già sulla strada per il Myanmar. Is that how it happens in Italy? È così che succede anche qui in Italia? When God speaks, quando Dio parla, is this how it happens in North America? Succede così nell'America del Nord? I mean, God spoke to that woman and she instantly obeyed. Voglio dire, Dio ha parlato in quel momento e lei istantaneamente ha obbedito. No wonder so many amazing miracles are taking place in China. Non c'è da stupirsi se in Cina succedono così tanti miracoli incredibili. Because of this simple childlike faith. Proprio a causa di questa fede semplice come bambini. And their willingness to obey God. E la loro disponibilità ad ubbidire Dio. Well, the opposite of obedience is disobedience. L'opposto dell'ubbidienza è la disubbidienza. That's a nice way of saying rebellion. Ed è un modo carino di dire ribellione. And in Isaiah chapter 14, in Isaia nel capitolo 14, Lucifer said in his heart. Lucifero ha detto nel suo cuore. I will ascend to heaven. Io salirò al cielo. I will raise my throne above the stars of God. Io eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. I will sit on the mount of assembly in the recesses of the north. E io siederò sulla. I will raise myself up. E mi innalzerò me stesso. I will make myself like the Most High. E farò renderò me stesso come il Dio Altissimo. 5 I wills. 5 volte dice I will, io I will, farò questo. I will. Io lo farò. Rebellion. Ribellione. And that's one of the biggest sins that we suffer as human beings. E questo è uno dei più grandi peccati che noi soffriamo, di cui noi soffriamo come esseri umani. We want to go our own way. Vogliamo fare quello che vogliamo noi. We want to be independent from God. Vogliamo essere indipendenti da Dio. My oldest son is 33. Il mio figlio maggiore ha 33 anni. When he was small. E quando era piccolino, he did something wrong one day. He did something wrong. Ha fatto qualcosa di sbagliato. And I said, "Why did you do that?" E gli ho detto, "Perché l'hai fatto?" Do you know what he said? E sapete che cosa mi ha detto? "I don't know, Dad." Non lo so, papà. "I don't know." Non lo so. "My feet just took me there." I miei piedi mi hanno semplicemente portato in quel posto.
He was blaming his feet. Stava dando la colpa ai suoi piedi. Well, he gave orders to his feet. He gave orders to his feet. Beh, lui ha dato lui ha dato la volontà ai suoi piedi. You know, as a teenager, if you had said to me, ora, se come adolescenti mi avreste detto, are you rebellious, Graham? Are you rebellious? Sei un ribelle? I'm sure I would have said no. Sono sicuro che avrei risposto no. Because I would be comparing myself to some other people. Perché io mi paragonavo ad altre persone. But looking back, I was very rebellious. Ma quando mi guardo indietro, io ero veramente ribelle. Couldn't wait to leave home. Non potevo aspettare di lasciare casa. Couldn't wait to leave to leave church. Non vedevo l'ora di lasciare la chiesa. Because I was raised in a traditional church where the gospel was not preached. Perché sono stato cresciuto in una chiesa tradizionale dove non veniva predicato il Vangelo. And I have become disappointed and disillusioned with church. Ed ero deluso dalla chiesa. And at 17 I left home. E quando avevo 17 anni ho lasciato casa and began to travel the world. E ho cominciato a viaggiare in tutto il mondo. I was a rebel. Ero un ribelle. I was independent. Ero indipendente. I began to curse God. E ho cominciato a maledire Dio. Oh, there was so much rebellion in my life. Oh, c'era così tanta ribellione nella mia vita. God's kingdom is the kingdom of truth. Ma il regno di Dio è un regno di verità. Jesus said, I am the way. Gesù ha detto, io sono la via. And the truth. E la verità. And the life. E la vita. No one comes to the Father except through me. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Jesus said, if you continue in my word, e ha detto, se voi continuate a vivere nella mia parola, you are truly disciples of mine, allora siete veramente miei discepoli. And you will know the truth. E voi conoscerete la verità. And the truth will make you free. E la verità vi renderà liberi. Are we continuing in God's word? Stiamo continuando a vivere nella parola di Dio? Oh, I had a wonderful experience 55 years ago. Oh, ho avuto un'esperienza 55 anni fa. I gave my life to Jesus. Ho dato la mia vita a Gesù. Well, it may have been a wonderful experience 55 years ago. Sarà stata pure un'esperienza stupenda 55 anni fa. But are you following Jesus today? Ma tu oggi stai seguendo Gesù? Oh, it was a glorious experience. Oh, è stata un'esperienza gloriosa. Let's not live in the past. Non dobbiamo vivere nel passato. Are we following Jesus today? Stai seguendo Gesù oggi? Are we walking in the truth? Stiamo camminando nella verità? Do we love the truth of God? Amiamo la verità di Dio? Now, of course, the opposite of truth is deception. Ora, l'opposto della verità è l'inganno. And deceive means to deliberately cause someone to believe something that is not true. E l'inganno è qualcuno che crede qualcosa che non è vero. And Satan lies. E Satana mente. At the very beginning of human history, he lied to Eve. All'inizio della storia dell'umanità, lui ha mentito a Eva. God had said to her and Adam, "Don't touch the fruit of the tree of the knowledge of good and evil." Lui aveva detto a lei ad Adamo, "Non toccare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non lo toccare. The day you do, you will die. Non lo mangiare, perché nel giorno in cui tu lo mangerai, morirai." But along came Satan in the form of a serpent. Ma ecco che arriva Satana in forma di serpente. Oh, you won't. E dice, ah, tu non morirai. Come on, Eve, it looks good, doesn't it? Ha pure un bello aspetto, non è vero? Why don't you have a taste? Perché non l'assaggi? And you'll just be like God. E tu sarai come Dio. You'll know what's good and you know what's evil. Tu saprai che cos'è bene e che cos'è male. And Satan deceived her. Satana l'ha ingannata. And she ate of that fruit. Lei ha mangiato di quel frutto. She gave to Adam and he partook of that fruit too. E ha dato anche ad Adamo parte di quel frutto. And the moment they ate, they died. E nel momento stesso in cui l'hanno mangiato, sono morti. But they didn't fall to the ground and die physically. Ora, non sono caduti a terra fisicamente. They first of all died spiritually. Ma sono morti spiritualmente. What is spiritual death? Che cos'è la morte spirituale? It is separation from God. È separazione
da Dio. The Bible says the spirit of man is the candle of the Lord. Candle of the Lord. La Bibbia dice che lo spirito dell'uomo è la candela del Signore. We all know what candles are. Sappiamo tutti che cosa sono le candele, no? If there was no electricity, se non ci fosse elettricità, we could light a single candle in this room. Possiamo accendere una sola candela in questa stanza. And there would be some light. E ci sarebbe della luce. But if we blew the candle out, ma se rimuoviamo la candela, se spegniamo la candela, this room would be filled with darkness. Allora la stanza sarebbe piena di tenebre. And when Adam and Eve sinned against God, e quando Adamo ed Eva si sono ribellati, the light a Dio, in them was extinguished. La luce che c'era in loro fu completamente estinta. And they were separated from God. E furono separati da Dio. Yeah. Of course, this did not take God by surprise. Ovviamente questo non ha sorpreso Dio. He knew this would happen. Lui sapeva che sarebbe successo. And he planned a way for men and women to be in a right relationship with him. E lui ha creato una via affinché l'uomo e la donna potessero essere in una relazione giusta con loro, con lui. And God took an innocent animal or animals, slaughtered those animals and clothed them with the skins. E lui ha preso degli animali, li ha uccisi e ha rivestito l'uomo e la donna con la pelle di questi animali. And their nakedness was covered. E la loro nudità fu coperta. And of course, sadly, many years later they died physically. E ovviamente anni e anni dopo sono morti fisicamente. But they would have not died physically. Ma non sarebbero morti fisicamente. If they had first of all not died spiritually. Se prima non fossero morti spiritualmente. Now, in Canada where I live. Ora in Canada dove io vivo. Most people are spiritually dead. Molte persone sono morte spiritualmente. Some of them even go to churches. Alcune vanno addirittura anche in chiesa. But they are spiritually dead. Ma sono spiritualmente morte. Because their sin has separated them from God. Perché i loro peccati li hanno separati da loro Dio. We are all going to die physically one day. Tutti noi sappiamo che un giorno moriremo fisicamente. Because of the outworking of sin amongst the human race. A causa dell'opera del peccato nella razza umana. But the very sad thing is this. Ma la cosa veramente triste if è questa. People don't turn to God, se le persone non si volgono verso Dio through Jesus, his son, attraverso Gesù suo figlio, they will experience eternal death or eternal judgment. Allora sperimenteranno la morte eterna o il giudizio eterno. Separation from God in the realm of eternity, la separazione da Dio nel regno dell'eternità. Because that's what sin does. Perché questo è quello che il peccato fa. It separates people. Ci separa da Dio. But Satan's in the business of lying, lying, lying. Ma Satana continua a mentire, mentire, mentire. Now, some of you may still smoke. I don't know if you do. Allora, alcuni di voi magari stanno ancora fumano. Non so se voi lo fate. I'm not saying this to make you feel condemned. E non sto dicendo questo per farvi sentire sotto condanna. But to illustrate something. Ma giusto per darvi un'illustrazione. The World Health Organization, l'Organizzazione della Salute del Mondo, that last century, negli ultimi secoli, 100 million people died. Hanno detto che nell'ultimo secolo sono smoking morte cigarettes. Un milione di persone per 100 milioni sono di persone sono morte per aver fumato le sigarette. That's a lot of people, isn't it? Queste sono tante persone, Getting sick unnecessarily. Che si sono ammalate senza nessuna necessità. Even experiencing very difficult and painful deaths. E hanno avuto addirittura delle morti molto penose, molto dolorose. But the World Health Organization says, ma l'Organizzazione Mondiale della Salute dice, this century, che in questo secolo, 1 billion people will die through smoking cigarettes. Ci saranno 1 miliardo di persone che moriranno per il fumo delle sigarette. That's a lot of people. E queste sono parecchie persone. 1 billion. 1 miliardo. And only a few days ago, e solo pochi giorni fa, on an American newscast,
an American news. Durante un telegiornale americano. The announcer was saying that in America every year. Hanno detto che in America ogni anno 443,000 Americans die through smoking. 443,000 persone muoiono per il fumo. Just one country. Just in one country. Semplicemente in un paese. America. In America. 443,000 people died last year. 443,000 persone muoiono ogni anno. And yet I remember seeing an advertisement for cigarettes some years ago. E mi ricordo di aver visto una pubblicità sulle sigarette qualche anno fa. And it showed you a young lady sitting on a stool. E mostrava una giovane donna seduta su uno sgabello. With her legs crossed. Che tirava su le dita. Cigarette in her hand. C'era, aveva una sigaretta in mano. And the caption said this. E sotto c'era scritto. You've come a long way, baby. Sei arrivata, hai fatto parecchia strada, donna. Look at me. Guarda a me. We women can do what the men do. Le donne possono fare quello che fanno gli uomini. And Satan lies to people. Satana mente alle persone. If you want to be accepted by your friends, you smoke like they do. Se vuoi essere accettato dai tuoi amici, fuma come fanno loro. He speaks to teenagers. If you want to be a big boy and a big girl, come on, start smoking. E parla agli adolescenti e dice: se tu vuoi essere grande, dai, fuma. And he lies to people. Lui ci mente. He wants people to be trapped in some habit. Perché vuole che le persone vengano intrappolate in alcune abitudini. The good news is this. La buona notizia è questa. If we really want to be set free, che se noi veramente vogliamo essere liberi, Jesus can set us free. Gesù può renderci liberi. I was in a teen challenge drug Christian drug rehabilitation center. You heard of teen challenge? Teen challenge, che hanno dei centri di riabilitazione per la droga. And one young man said to me, una volta ero in uno di questi centri e un giovane mi ha detto. He walked through the front door of this house to do a one-year discipleship course. E ha varcato la soglia di quel posto e aveva fatto un corso di discepolato per un anno. He was primarily addicted to alcohol. Lui aveva una dipendenza prima di tutto dall'alcol. But he also smoked 40 cigarettes a day. Ma fumava anche 40 sigarette al giorno. Couldn't stop. E non riusciva a smettere. He said the moment I walked through the front door of that treatment house. Ma gli ha detto, dal momento stesso in cui ho varcato la soglia di questo posto, to smoke was taken away. Tutto il desiderio di fumare se n'è andato. Now that's miraculous. Ora, questo è un miracolo. 40 cigarettes a day, 40 sigarette al giorno. He wants to be free. Lui vuole essere libero. He walks into this Christian house, entra in questa casa cristiana. And that desire was just taken away. E il desiderio se n'è semplicemente andato. And he hadn't smoked since. E non ha mai più fumato da and allora. I thought to myself, e ho detto a me stesso. There were people praying for this ministry. C'erano persone che pregavano per questo ministero. People are calling upon God for the men that are here to be set free of things. Persone che gridavano a Dio affinché coloro che entravano potessero essere liberati. And God did that for him because people were praying. Dio ha fatto questo per quel giovane perché le persone stavano pregando e pregando. Well, I think we've been...